Ciao ragazzi, prima di iniziare il video voglio invitarvi a seguirmi anche sugli altri social come Instagram, Twitter e il canale Telegram, dove riceverete i feed istantanei dei nuovi video. Inoltre, se vi sono capitate esperienze macabre e inquietanti, avvenute sui vari social o in altri ambiti, puoi inviarci la tua storia all'indirizzo email che troverai in descrizione, così ne verrà fatto un video. Una famigliola composta da genitori e due figli vivevano serenamente in una piccola casetta di campagna. I bambini erano buoni e durante l'inverno trascorrevano le loro giornate sempre in casa. In una fredda sera di dicembre, la piccola di casa, Sabrina, giocava seduta sul tappeto in salotto e ad un tratto esclamò, rivolgendosi a sua madre che stava lavando i piatti in cucina: «Mamma! Ho visto la S di Sabrina scritta sul muro, che mi parlava!» La madre provò a tranquillizzare la piccola, ma la bambina insistette. «No, non è un sogno, è tutta verde!» «Con le corna è una proboscide di elefante, ha il raffreddore e il muco che le gocciola dal naso!» La mamma, un po' preoccupata dall'espressione troppo seria di sua figlia, non diede peso a quell'avvenimento e lasciò correre. Una notte, Sabrina lanciò un grido di terrore così stridulo da svegliare tutta la sua famiglia, che in un attimo accorse nella cameretta per vedere cosa le fosse successo. La trovarono con le manine tutte ustionate a causa di una lampadina incandescente che stringeva tra le mani. Apparteneva al lume che sua madre le accendeva ogni notte. La madre, spaventata, le disse urlando: «Sabrina, ma cosa fai?» E lei prontamente rispose: «È stata la S del muro. Mi ha detto di svitare la lampadina e di tenerla fra le mani.» Ovviamente, quella notte, nessuno riuscì più a dormire e lei stessa raccontò ai presenti che questa S, che le appariva ogni notte, a volte le parlava in italiano, altre volte invece in una lingua strana e buffa che la faceva ridere. I genitori capirono che la bambina non mentiva, perché in seguito accaddero ulteriori avvenimenti strani in quella casa. Oggetti che si frantumavano senza alcuna ragione, mobili spostati dai loro posti, foto di famiglia distrutte. Così la famiglia abbandonò quella casa per sempre. E ora, a distanza di molto tempo, Sabrina ha voluto raccontare a noi la sua storia. Grazie per avermi ascoltato, Horror Maniaci. Un giorno uscii di casa e notai che il cielo era sereno, senza una nuvola. Gli uccellini cinguettavano e tutta la natura si stava risvegliando con il sorgere del sole. Camminando fuori dalla zona residenziale, riuscii a scorgere una collinetta, attraversata da un piccolo sentiero che, se percorso, giunge fino ad un campo di calcetto. Arrivato in cima alla collinetta, mi sedetti su una delle panchine, accesi la mia sigaretta e la fumai in santa pace. Ad un tratto, però, ebbi come una strana sensazione. Un brivido, come se qualcuno mi stesse osservando. Gli uccellini non cinguettavano più e mi sembrava di percepire un sibilo. Era quasi impercettibile, ma talmente insistente da risultare fastidioso se ascoltato in silenzio. Iniziai a guardarmi intorno, ma non vidi nulla finché non guardai in alto. Mi si gelò il sangue. A circa 50 metri di altezza sopra la mia testa, vidi una sfera che si muoveva da destra verso sinistra. All'inizio pensavo fosse una specie di nuvola solitaria e passeggera,
ma a un tratto si è fermata. Ero impietrito dalla paura. La sfera pallida come la neve ricominciò a muoversi e si avvicinava sempre di più. Si fermò di nuovo e un sibilo assordante mi devastava i timpani. Non si sentiva più nessun cinguettio. Mi alzai di scatto e scappai in direzione della mia auto. Salii a bordo e un momento prima di accendere il motore aprii il finestrino. Vidi la sfera cambiare traiettoria. Si allontanava e stava pian piano scomparendo e poi... puff! Sparita. Gli uccellini riniziarono a cantare e il sibilo scomparve. Tornai di corsa a casa. Non ho mai provato un così grande terrore da farmi accapponare la pelle come quella volta. Quando ero soltanto una bambina, abitavo a Saggiano, in un appartamento molto confortevole, e niente sembrava perturbare la mia tranquillità, e soprattutto nessun tipo di sospetto sinistro poteva ricadere sulla mia dimora. Una notte, non so perché, sognai una giovane donna alta, dai lunghi capelli ricci, molto gradevole e dolce. L'intero sogno si proiettava sul giocare, parlare. Lei mi ascoltava e io ascoltavo lei. Mi raccontava del suo passato e mi rivelò che lei stessa aveva vissuto in quell'appartamento, ma un fatale avvenimento l'aveva costretta a cambiare rotta. Nei meandri della mia mente non riuscivo a comprendere. Il mattino dopo mi risvegliai, come se niente fosse, ma un particolare mi fece rabbrividire. Durante il sogno, mi si era formato un livido sul braccio, lo stesso che ritrovai nella realtà nel medesimo punto del mio corpo. Notte dopo notte, continuai a sognare la stessa identica ragazza. Essendo una bambina in tenera età, non riuscivo a realizzare che ella stessa diveniva sempre più un personaggio vivo nella mia vita. La ragazza appariva sempre nei miei sogni, non mi dava tregua, fino al giorno in cui lasciai quella casa. Non la sognai più, però ricordo perfettamente con lo scorrere del tempo il suo alito di vita, il suo contatto con la mia realtà, il suo spirito presente nella mia esistenza. In seguito, venne a scoprire che una ragazza era morta in circostanze misteriose proprio in quel condominio e l'istinto mi suggerì che la vittima di quella tragica storia era la ragazza dei miei sogni. Da allora, ogni volta che mi trovo in un posto nuovo, sogno gli spiriti che sono morti in quel luogo. Sento le loro voci echeggiare fra le montagne o nei campi. Sento il loro bisogno di libertà dal giogo della morte.